senza palla chiudersi, poi a chiudere il triangolo con Biasci. Cross di prima intenzione molto bello. Dicerno per la prima volta ha ballato un po' dietro. Van de Putte, tocco sotto a trovare Sunas. Lo scarico su Ghion. Contrasto con Dettori, palla sempre giallo-rossa, imbucata proprio per Ghion, altezza del dischetto, Biasci controlla, Biasci! Si sblocca il match, 27 minuti, Catanzaro 1, Picerno 0, la firma di Tommaso Biasci. Nono gol in maglia giallorossa per Tommaso Biasci, il quarto in casa, aveva aperto, diciamo, le danze al Ceravolo proprio contro il Picerno nel match scorso. Catanzaro che stava iniziando a creare pressione alla linea difensiva del Picerno, prima l'occasione per Iemmello, poi ancora un'azione offensiva con Ghion che ha messo una palla geniale all'indietro, come si deve fare. Biasci ha controllato il pallone e poi ha fatto partire un destro imparabile per Crespi che non ha potuto far nulla. Il vantaggio del Catanzaro.